Volta in Calabria? Non è la prima volta in Calabria, però è la prima volta ad essere premiata in questo meraviglioso festival. Sono onoratissima, molto felice di essere qui stasera. Il Magna Grecia, come sei stata accolta? Come hai visitato qualcosa di Catanzaro? Sei stata accolta da Gianvito, dall'entourage del Magna Grecia? Diciamo che ho deciso, per quanto normalmente durante i festival si fa un po' toccata e fuga, avrò tutto il giorno domani per scoprire Catanzaro e soprattutto provare anche la vostra cucina, non vedo l'ora, in questa cornice meravigliosa. Non ho avuto il tempo oggi, però lo farò sicuramente domani. Sul rapporto Festival Film Commission, ormai è diciamo, un'unione perfetta. L'abbiamo suggellata da quando sono subentrato io nel 2022, questo è già il terzo anno, devo dire Gianvito ci sorprende con una qualità straordinaria di ospiti, di organizzazione, soprattutto di reputation. Ormai è arrivata alla 21ª edizione, terza in Film Commission, e devo dire quest'anno è veramente particolarmente ricco di ospiti, ma soprattutto non sono solo le celebrity ad arricchire i red carpet oppure il festival, ma soprattutto i contenuti e la qualità dei film. Quindi un applauso a Gianvito per il lavoro certosino e importante che fa da 21 anni. Portando il grande cinema in una regione che magari ha bisogno di una visibilità, e mi sembra che questo festival la dia. Certo, proprio la finalità, la mission delle Film Commission è quella appunto di creare attenzione, di creare visibilità, una visibilità giusta, e che soprattutto questo territorio si faccia conoscere agli addetti ai lavori, che si innamorano di questa terra per poter portare produzioni, film. Proprio la mission della Film Commission è questa, insieme a tante altre iniziative. Poi devo dire che questo è stato un po' un festival, un antesignano, no? un faro che poi ha ispirato tante altre piccole realtà che stanno comunque crescendo, magari ispirandosi, e che ci auguriamo che abbia lo stesso successo sulle orme del Magna Grecia. Carlo Carlei, al Magna Grecia Film Festival, tu conoscevi già questo festival, che idea hai del Magna Grecia? Lo conoscevo di fama, ma non sono mai, è la mia prima volta qui, sono molto contento perché io sono nato in Calabria e ho un'idea molto positiva, perché è il primo vero festival internazionale che c'è in Calabria, attrae delle grandi celebrities, grandi attori, grandi registi, e quindi secondo me è assolutamente un'iniziativa lodevole. Tu sarai protagonista di una masterclass, come viene chiamata adesso, di una specie di lezione di cinema. Chi non è avvezzo alle tecniche del cinema, cosa può imparare da una masterclass, cosa può imparare dalla tua esperienza, per esempio? Una masterclass non è una lezione tecnica di cinema, soprattutto raccontare la propria esperienza e far vedere al pubblico le cose un po' dal di dentro, dal punto di vista soggettivo di un addetto ai lavori. Quanto sono importanti secondo te i festival dopo il Covid? Abbiamo visto un miglioramento per quanto riguarda il numero degli spettatori in tutto ciò che è live, nel teatro, nella musica, nel cinema, con i festival. Qual è l'importanza dei festival per i film? Sono molto molto importanti i festival, forse ce ne sono un pochino tanto in Italia. Ce ne sono un po' tanti, ma secondo me devono rimanere i migliori, e Magna Grecia Film Festival è uno dei migliori. Vinicio Marchioni, al Magna Grecia Film Festival, che ormai è casa tua. Beh, un festival che mi ha portato sempre grande fortuna da 20 sigarette in poi, quindi poi sono tornato varie volte in giuria e varie esperienze, ritornarci come autore quest'anno di Tre Notti è un ulteriore piacere in più, e spero che mi porti altrettanta fortuna anche con questo romanzo. Esatto, parlaci un po' di questo romanzo, di questo tuo esordio che hai presentato oggi qui a Catanzaro. È un romanzo di formazione, erano anni che cercavo di esordire come scrittore. Rizzoli me ne ha dato la possibilità, è un romanzo di formazione classico, ambientato nel 1991, è la storia di un quindicenne che vede per l'ultima volta suo padre vivo e fugge via con la macchina di suo nonno e dà il via a queste tre notti rocambolesche
E quindi è un romanzo sull'adolescenza, sulla vita, sul grande distacco da un padre. È un romanzo pieno di è un romanzo maschile ma non maschilista. E, insomma, mi sta dando grandi soddisfazioni. Il romanzo è alla terza ristampa, quindi sono molto contento. Quando scrivevi pensavi alle immagini in movimento, la pensavi cinematograficamente oppure hai avuto un pensiero proprio di scrittura? No, ero molto preoccupato e occupato a trovare una forma letteraria prima che filmica, diciamo. Rileggendolo in fase di editing mi sono reso conto che avevo scritto dall'interno, non so come dire, avevo scritto attraverso le immagini, ma semplicemente perché nella fase di scrittura cercavo davvero di far vedere attraverso la scrittura quello che vedevo ed immaginavo io, quindi forse questo sforzo, una delle cose che mi dicono di più chi ha letto il romanzo è che è un romanzo che si vede mentre si legge ed è un grandissimo complimento, quindi la versione filmica non lo so, ma con molta calma, diciamo. Alec, dacci questa, una tua prima impressione a caldo del Magna, della tua esperienza al Magna Grecia Film Festival. I love Magna Grecia Film Festival. È un posto stupendo, con del cinema bellissimo, persone carinissime e anche un mare stupendo. Qua si sta proprio bene. Qual è secondo te l'importanza dei festival, anche dopo il Covid? Nel senso, è un luogo di incontro delle persone legate al cinema, un po' come il teatro, tutto ciò che è live. Qual è secondo te l'importanza di un festival per il cinema come industria? Guarda, i festival come questi sono molto importanti per la nostra ecosistema, non so se si dice, ma avere un posto dove la gente viene insieme, si siede nel buio e guardano cinema, è questo che dà la voglia a noi di fare questi film.